Benvenuti per questa prima puntata dei dialoghi di Loft Canova Gallery, Canova Gallery. Questa sera il tema sarà quello di architettura legata all'arte. Abbiamo pensato di chiamare con noi alcuni amici ospiti che sono con noi. Vabbè, chiaramente l'ospite è Pasquale Piroso, che è anche titolare di questo progetto di Canova Gallery. Con me, posso dirlo, Giorgio Tartaro, giornalista, tanto escono i sottopancia, ma lo ribadiamo per gli amici qui presenti. Michela Ekstrom, architetto. Abbiamo scelto solo donne con nomi stranieri questa sera, effettivamente, perché abbiamo alla mia destra Giulia Galiceva, giusto? Poi abbiamo Enrico Maria Turella, Luoghi Comuni, Nicola Uccello, NA3 Studio, Pino Pasquali, dell'omonimo studio, grandissimo amico, ma ci conosciamo da tanti anni, Pino. E parleremo appunto di arte e architettura. Dovrebbe arrivare anche Alfonso Femia e più tardi Filippo Bombace, ma iniziamo con gli ospiti che sono qui presenti. Allora, una breve premessa. Il tema dell'architettura e dell'arte, tema vastissimo. Se uno legge, si documenta un po', capisce che c'è stata una grande divisione. Nei secoli c'è sempre stato un po' un avvicinamento dell'arte all'architettura e viceversa, però c'è stato uno scollamento effettivo forse nell'Ottocento, quando l'arte finisce nei musei e si stacca in qualche modo dall'architettura nel senso inteso come edificio, quindi non è più un progetto totale ma diventa un progetto a sé. Poi ovviamente con le avanguardie del Novecento questo scollamento è ancora più ampio, però effettivamente ci rendiamo conto che anche nei nostri giorni molti architetti lavorano e disegnano non solo riferendosi all'arte, ma a volte utilizzando proprio l'arte nelle loro architetture. Questo è molto interessante. Non solo, ma anche la rappresentazione dell'architettura può sconfinare nell'arte. Se pensiamo al regista, al cinema, l'architetto dice sempre di essere un regista e viceversa. Questo è molto interessante e importante. Oppure il direttore d'orchestra, quindi un'altra metafora che in qualche modo si avvicina, no, alla professione d'architettura. Mi fermo qui perché si potrebbe parlare veramente per tantissimo tempo. Mi interessa capire subito da Pasquale Piroso come lui lavora, per esempio, con l'arte e l'architettura. Chiediamo dei passaggi molto veloci perché vorremmo fare più giri, no? Nel tuo caso tu utilizzi molto le opere d'arte nell'architettura, ma spesso un'opera d'arte diventa un pavimento, così come addirittura un pezzo della tua architettura. Eh sì, è vero. Hai ragione, hai fatto una bellissima premessa, quindi che sottoscrivo. Sì, la mia architettura è parte integrante dell'arte e viceversa. Viceversa perché comunque nei miei progetti, non uso la parola spesso, ma dico sempre, l'arte è presente ed è anche più che presente. Hai detto prima tu, hai accennato a quello che io faccio, no? Quindi ho avuto un'esperienza meravigliosa proprio qui, a due passi da qui, a Via Margutta, dove il mio progetto è nato insieme a tre artisti. E da lì è uscito fuori un fotografo, un progetto, sì, un fotografo, Matteo Basile, Luigi Ontani, l'artista che vive qua, e Tommaso Cascella, con il quale abbiamo addirittura realizzato dei pavimenti piuttosto che la scala. E quindi per me l'arte è parte integrante dell'architettura, quindi diciamo in qualche modo gli architetti forse la portano fuori dal museo e la divulgano nelle case piuttosto che nelle strutture, insomma, tutto ciò che noi realizziamo. Dando delle posizioni particolari anche a questa architettura, sì, che spesso sono esposte, ma sono anche, come dire, dentro il progetto, esatto, no? Il pavimento, sì. Piuttosto che le lampade, piuttosto che le lampade, piuttosto che la porta, insomma, no? Quindi tutto diventa arte all'interno dell'architettura. Passiamo il microfono a Michela, andiamo molto velocemente perché non possiamo fare un dibattito per questioni di audio, ma mi piacerebbe fare dei giri veloce. Intanto è arrivato Alfonso Femia. Il tema, l'hai capito, quello dell'arte nella tua architettura, il concetto di come vedi l'arte in rapporto al tuo modo di fare architettura o anche non in rapporto. Si può anche non essere d'accordo su quello che mi hai detto fino adesso. No, sono d'accordissimo, nel senso che è un continuum, cioè nel senso noi come architetti ci raffrontiamo e assorbiamo dal mondo artistico rispetto appunto al tema dell'ideazione progettuale e creativa. Perciò, per quanto mi riguarda, io sono vorace
rispetto a, a quello che sono le, il panorama artistico, non solo contemporaneo ma anche del passato, no? Perché sono sempre quei tasselli che ti permettono poi di nutrire e di creare nuove visioni, nuove poesie creative. Scherzando, ho detto che abbiamo due donne dal cognome straniero, tu sei di origine svedese. Ti porta qualcosa questo dal punto di vista del tema che stiamo indagando oggi? Consiglio, io sono anche figlia di artista in realtà. Ah, questo non lo sapevo, è casuale, mio padre... giuro, casuale, l'abbiamo preparato. Mio papà che è anche artista, perciò sono nata con le illustrazioni, con un approccio col colore. Ho difficoltà a rapportarmi, perciò nel senso il rapporto distanze... con l'arte è un rapporto appunto intimo e personale, non è necessariamente una traslazione immaginativa o visiva di un qualcosa che ti ispira, ma Pino, questo poi... è interessantissimo, Pino Pasquali, prendere le distanze, cioè l'arte è anche qualcosa che la senti, ma io sono anche un po' musicista, quando sento la musica soffro a volte, quindi prendo le distanze. No, tu prendi le distanze? No, io dalla musica, la musica che mi piace particolarmente mi fa piangere, per cui non parliamo di musica. Beh, l'arte, a parte che stare qui per me è fantastico. Perché qui scolpiva Canova. E parlare di arte, allora, devo raccontare un pizzico di autobiografia. Io sono andato a scuola a Piazza di Spagna, dei Preti. Beh, diciamo non lontano. 300 metri da qui. E pensavo, finito il liceo, di andare a 100 metri da qui, all'Accademia. Solo che era il 68. E mio padre, che voleva che io facessi il chirurgo, perché lui lavorava in quel mondo lì, insomma, aveva visto grandi chirurghi che andavano con l'autista a operare, per cui... E viene a vedere nel 68 che cos'era l'Accademia a Via Ripetta, torna a casa e mi dice: che vuoi fare l'Accademia? Lì tutti drogati capelloni, per cui... Beh, quindi lì l'arte aveva un significato. Per cui mi aveva, come dire, cassato questa possibilità. E, però non è riuscito a tagliarmi proprio tutto, perché io oggi faccio l'architetto. Ma in realtà ho una metodologia artistica, cioè non mi sento, come dire, a parte che ho odiato tutto il periodo della mia università, perché in quel momento l'aspetto principale era il funzionalismo, ecco, che è esattamente il contrario di quello che, no, che almeno uno che ha uno spirito artistico dovrebbe intraprendere. Secondo me poi oggi c'è da dire un sacco di cose su questa declinazione dell'arte che forse... va un pochino oltre e andrebbe un po' rivisto, cioè questo rapporto tra architettura e arte andrebbe un po' rivisto. Cioè, beh, oggi riusciamo, qualcuno... date degli abstract, diciamo così, i presenti devono dare delle frasi degli abstract. Sì, insomma, secondo me oggi c'è troppa libertà in architettura rispetto forse a quella che c'è in arte. Paradossalmente l'architettura è andata oltre l'arte. Alfonso, cosa ne pensa di questa frase di Pino? Interventi brevi, mi raccomando, maestri, tutti maestri, ma ho fatto una premessa dicendo che forse l'architettura e l'arte si sono un po' distaccate nell'Ottocento, anche prima, però quando l'arte va nei musei e anche con le avanguardie del Novecento, no? In realtà poi anche conoscendo il vostro lavoro e anche il tuo in particolare, una nuova indagine sull'arte, magari legata all'industria che crea, no? Delle... nuove icone, si potrebbe dire così, ed è un'arte forse un po' per tutti. Non so se ho detto bene. Il tema è amplissimo e quindi diciamo che a noi interessa quello. Interessa, a parte che l'ultima frase che ha detto Pino, bisogna aprire, come dire, la stanza. Adesso facciamo no, dire però è interessante perché è estremamente, come dire, forte, ma un fondo di verità che obbliga una riflessione. No, il lavoro che noi facciamo prevalentemente è quello di riportare un dialogo forte tra arte e architettura, riportandolo però nel processo edilizio, nel senso che al di là della cultura ovviamente, che però è una combinazione felice di un committente, di una situazione, di un budget in cui puoi inserire un'opera, e quindi ben venga quello ogni volta, però il processo forte è ritornare a quello che fino almeno il secolo scorso, l'inizio del secolo scorso, ovvero contaminare le due situazioni. Noi lo stiamo facendo da 15 anni, e poi è paradossale che riusciamo a farlo in Francia, anche in Italia, ma in Francia in maniera contrattiva, sapendo che poi in Francia, tutto sommato, c'è un'attenzione completamente diversa, essendo ovviamente un paese estremamente laico da quel punto di vista, e quindi separano le due condizioni, ma invece il fatto
del bestiario mediterraneo che stiamo portando, cioè a Marsiglia, adesso due edifici a Parigi, ma e che soprattutto per esempio il processo delle cornici, il fatto di introdurre nei progetti di social housing un processo che mette insieme il percorso tra industria, che deve rispondere a me le condizioni tecniche, normative per l'utilizzo del materiale come una schiavitù forte, e che non permette soprattutto in un paese come la Francia applicare dei materiali che non hanno questo tipo di certificazione, quindi il lavoro fatto per più di 12 mesi di ricerca è capire come utilizzare una base industriale per poter poi utilizzare quello come una tela affinché un qualsiasi artista, noi lavoriamo con Danilo Trogo, ma in altre parole quindi avete chiamato un artista per realizzare sì, un artigiano che comunque gli piace questo discorso, che c'è un tempo di contaminare l'arte in una dimensione molto più, non voglio dire popolare, però come dire, quel tipo di opera va oltre, diciamo, il fatto che lo facciamo noi. La cosa interessante è che alla fine sviluppi un processo dove l'idea è che, per esempio, adesso stiamo completando un altro intervento a Parigi, un intervento residenziale, sociale, ci siano 22 finestre fatte con delle cornici, dove ognuna sono diverse, dove la base è industriale, ma l'intervento è dipinto a mano, e che quindi quel processo lì lo può applicare chiunque, qualsiasi architetto, qualsiasi artista, può decidere la forma, dentro un costo, un processo industriale. Allora, in questo modo, l'incontro diventa culturale forte. Quello a noi interessa perché vuol dire contaminare in maniera concreta la bellezza per tutti. Sì, ma soprattutto il processo, che vuol dire aumentare la sensibilità a un committente che pensa che l'arte sia il grande nei musei, che va benissimo, o che pure l'industria dice, beh, io posso fare il mecenato meno, o che l'artista stessa non possa pensare a questo. E l'idea, per esempio, nel primo progetto in Francia, chiudo con questo aneddoto, all'inizio il progetto era tutti i tre edifici avevano la medesima caratteristica di finitura, poi c'è un tema di come al solito di budget, quindi la parte di social housing rispetto alla parte, diciamo, che veniva venduta doveva essere asciugata di materiali e diventare tutto in tonaca. Allora a quel punto ho detto, vabbè, noi accettiamo questo, però le 32 cornici che hanno equity distribuite sui tre edifici sono passate di là al 70%, e quindi i primi due edifici, che sono quelli non social housing, hanno una maggiore ricchezza di materiali, quell'altra una maggiore ricchezza di identità legata all'artista. E anche questo spostamento, grazie all'arte, che è l'elemento che fa sì che poi con l'intervento le persone si affacciano alla finestra che ha quella finestra, quel tipo di cornice, noi crediamo che sia un tema molto importante. Il ricco vede quello. Sì, ma dove non è una ricchezza che si traduce immediatamente, no, certo. C'è dietro il tema della narrazione, certo. Che quindi si porta il tema dell'immaginazione, che quindi si porta indietro la grande forza, potenza dell'arte. Grazie Alfonso. Nicola, anche la rappresentazione dell'architettura, beh, intanto stanno uscendo dei temi molto interessanti, perché la libertà dell'architettura, il discorso del legarlo alla produzione artistica industriale e anche fondamentalmente del prezzo corretto, no? Nel senso che non necessariamente l'arte deve essere lusso, può essere anche un processo corretto, o meglio lusso in quel senso, però tu lavori tantissimo anche sulla rappresentazione cinematografica dei tuoi progetti. Ecco, non so se sia l'arte più vicina a te, alla tua architettura. Sì, diciamo che più che cinematografica, sulla narrazione del progetto, quindi Alfonso anche parlava di narrazione. Poi, ovviamente ognuno la interpreta secondo la propria indole, il proprio modo di poter vedere l'arte o l'arte più vicina. Ecco, io da grande avrei voluto fare il regista, se avessi percorso determinati studi. Ogni tanto me lo chiedo anche, dico, forse sarebbe il caso di cambiare, ecco, di prendere una macchina e cominciare a fare delle riprese. Quindi il mio sogno era questo, quello di fare il regista. E di conseguenza un po' anche la mia formazione, una formazione classica che mi ha portato sempre alla narrazione e alla scrittura, più che al disegno. Cioè io sono, diciamo, un architetto che scrive quando progetta, quindi scrive con le parole, e poi diventano segno, quindi è una maniera un po' diversa di avere approccio al progetto. E questa cosa in realtà fa parte della mia formazione, quindi il racconto. Ma come far arrivare a chi mi sta di fronte, a possibili committenti, come comunicare il proprio lavoro? Quindi questa narrazione era, diciamo, nelle mie idee, quella di trasformarla anche in filmati. E un bel giorno scrissi a un regista, dissi, questo mi prenderà per folle, e invece il giorno dopo mi rispose
E quindi abbiamo affrontato prima un primo, poi un secondo progetto di breve trailer di circa 3 minuti, poi un terzo progetto, poi ci siamo fermati perché intanto il regista è diventato molto noto, famoso, oggi gira con Sorrentino, quindi voglio dire... Senti, quando ti è servito girare? Mi sono sbagliato, non gira con Sorrentino, con Tony Servillo, con cioè, quindi mi sono... scusatemi. Suono a farlo, no scherzo. Quanto ti è servito realizzare questi corti, cioè usare l'arte cinematografica nella tua architettura? Cioè ti ha spostato qualcosa? Ma in realtà il cinema e l'architettura sono molto simili, come tu raccontavi anche nella premessa, perché è lì che l'uomo si muove nello spazio, e sia il cinema che quindi l'architettura lavorano sul flusso umano, quindi sul movimento dell'uomo. E forse il cinema è l'arte che è più vicina, a mio parere, all'architettura proprio per questi motivi qua. Anche Pasolini nei suoi film, in realtà in Mamma Roma, lui racconta una Roma fatta di povertà e diciamo di storie di quel periodo in cui girava, ma soprattutto una Roma integrata all'architettura. Quindi dal centro di Roma ci si sposta in una periferia romana, quindi e avviene questo racconto. Ecco, non voglio dilungarmi in tutto questo, però da poi facciamo un altro giro. Enrico, anche dal nome, dalla scelta del nome, poi dello studio architettura si dichiara molto, però visto che avevamo dei dubbi su che cosa dire su arte e architettura, di queste prime interventi che cosa ti rimane e che cosa vorresti aggiungere invece del vostro rapporto rispetto all'architettura e all'arte, o all'arte e architettura nel vostro lavoro? Allora, il tema è complesso, però secondo me... Ma non è... serio, diciamo. No, no, assolutamente serio e... Ecco, la parola serio secondo me è quella su cui far ruotare l'argomento. Il gioco di parole del tema che tu hai proposto secondo me è anche interessante, cioè l'architettura è arte, l'arte dell'architettura, oppure l'architettura che ha necessità dell'arte per dare... O delle arti, abbiamo detto, delle arti. Sì, o delle arti, cioè ruota... tutto ha un concetto legato a voler esprimere qualcosa. Però prima di cominciare ho fatto una battuta, ma perché è una cosa sulla quale rifletto spesso. Cioè, l'arte è soggettiva o è oggettiva? La bellezza... Arte è maggiore o minore? Alfonso ha detto prima, se ci fosse l'opera d'arte, noi lavoriamo a un processo artistico, no? Quasi dicendo, senza adesso travisare quello che hai detto, che c'è un'arte artigianale e un'arte magari alta, no? Poi dopo le cose in realtà si vanno a mischiare, non c'è questa divisione, o meglio è stata superata da anni da vari dibattiti. Però è chiaro che se andiamo con queste definizioni diventa difficile, no? Poi... Allora, io su questo argomento ho fatto, diciamo, non so, un percorso. Sul quale ho cercato di riflettere. Normalmente oggi, con l'avvento predominante di internet, tu vieni attirato da qualcosa solo se è la top 100, se è l'ultimo pezzo rimasto. Cioè, un approccio molto muscolare nelle cose. Cosa ti rimane veramente impresso? Io negli occhi oggi, l'ultima volta che l'ho visitato e che poi ci dovevamo anche incontrare, che sono andato a vedere il Museo del Louvre, io ancora negli occhi ho una meraviglia estrema. Vivo a Roma, insomma, ho delle possibilità meravigliose ogni giorno di potermi confrontare con l'arte, con l'architettura. Ero l'altro giorno con una signora e mi ha detto, ma lei vive a Roma, lei ha l'arte negli occhi. Ci stavo proprio riflettendo su questa cosa, di quanto tutto possa essere meraviglioso, però quello che voglio dire è, deve essere necessariamente muscolare l'approccio, cioè mi deve colpire perché è particolarmente brutto. Il Louvre perché... è molto muscolare però, se mi certo, permetti, certo, a livello di quantità di certo, opere d'arte. No, però il mio ragionamento non era sul Louvre, era sul fatto di cosa quel luogo
avesse okay. lasciato certo. dentro di me. Io ho visto cose meravigliose, cose che non mi piacevano, e qui lì per esempio arriviamo al tema soggettivo-oggettivo, però erano meravigliose. Voglio arrivare a arte e architettura. Adesso abbiamo bisogno di parlare di architettura, perché quell'edificio è soggettivamente bello o brutto, perché mi è rimasto impresso. Quindi arrivo al concetto. Per me destare una sensazione o un'emozione nelle persone deve essere il primo obiettivo a livello comunicativo e non muscolare. Tanto sì, sì. bello, tanto no, brutto, okay. materiale speciale, è ricco. L'architettura del passato pensava al segno, tu prima hai citato segno, disegno, intelletto. Sì, no, qui oggi il tema era un po' più circoscritto, nel senso come l'arte, l'opera d'arte possa dialogare con il manufatto architettonico e viceversa. Per cui siamo partiti dicendo, si usano, come ha detto anche Alfonso, no, delle opere d'arte, delle idee o delle artigianalità artistiche dentro l'architettura o nella facciata dell'architettura per arrivare a segnare a raccontare una cosa. Secondo me le due cose sono esattamente fuse insieme. Mm. Tu puoi fare, pensando all'architettura... Sono state staccate ultimamente anche molto. Sì, sì, però secondo me dipende tutto dalla... Sì. Un senso di colpa, giusto. Secondo me dipende tutto dall'approccio, perché se pensa all'architettura razionale, un segno... L'ornamento, delitto. Sì, ma l'ombra che dialoga con quell'architettura genera, secondo me, un'emozione. Certo. Che nel passare delle ore della questi giornata... Questi fotografi, non abbiamo citato la fotografia, sono degli artisti veri. Esatto, quindi riuscire a trovare un interno, un esterno, lavorare con l'arte che accoglie sull'architettura, come fate voi per esempio, è un certo. tema secondo me importantissimo. Grazie, passiamo a Giulia, che è in rappresentanza di se stessa, ma anche di Studio Transit. Raccontavi che tu l'arte la vivi anche perché hai lavorato in una galleria d'arte, se non sbaglio. Sì, sì. Salve a tutti. Sono la Communication Manager di Studio Transit. Io comunico dell'architettura verso l'esterno, e quindi ho il passato, nel passato studi a Valle Giulia di architettura, e adesso ho scelto questo percorso di comunicazione nell'ambito dell'architettura. Antecedentemente ero socia di Curva Pura, la galleria ad Ostiense, è un bel spazio ancora in funzione, insomma dico che... Beh, eri lì vicino, Studio Transit. È vicinissimo, infatti siamo... Li sto cercando sempre di collegare perché è appunto l'arte e l'architettura viaggiano su binari paralleli e nel mondo reale non si incrociano facilmente, ma concettualmente, se ci pensiamo. La funzionalità, perché, vabbè, riporto la solita frase, form follows function, la forma segue la funzione di Mies van der Rohe, anche perché sono stata recentemente nella padiglione del maestro a Barcellona e mi ha tolto sì. la proporzione e lo spazio, mi ha tolto proprio il respiro. Era incredibile, non so se siete stati già tutti quanti, era veramente soddisfacente al massimo. E qual è la funzione vera dell'architettura e dell'arte? Perché la frase sottointende la funzionalità è quella corporea, cioè di caldo, di protezione dei fattori del tempo esterni, della pioggia, eccetera, eccetera. Esatto. Ma il vero comfort e la vera funzione sia dell'arte che dell'architettura è il benessere dei bisogni dell'umano. Sì. Ok? Certo. E quindi in questo senso il nostro bisogno, come abbiamo imparato nell'epoca post-industriale in cui abbiamo del tempo per conoscere le nostre esigenze, che noi non viviamo solo di comfort fisico, se morbido, soffice, deve essere anche bello. Poi sul bello si può discutere, però in questo senso bellezza delle cose, cioè l'unione tra i due secondo me accade attraverso la funzionalità di base, che è la forma umana.
l'essere umano è la risposta del dove si incrociano, l'esigenza di essere umano. E quindi questo è la, non so, credo che sia la nocciolo della... Facciamo un secondo giro, Giulia, grazie mille. Io vorrei fare una provocazione per delle domande, delle risposte molto brevi. Mi verrebbe da farvi una domanda in questo senso: quanta arte ci deve essere nelle varie tipologie, destinazioni, funzioni d'uso, destinazioni d'uso? Cioè, l'arte anche negli uffici è presente, ma abbiamo parlato molto di domesticità, mi sembra di aver capito. Allora, secondo voi avrebbe senso che in tutte, persino in un centro commerciale, ci debba essere dell'arte, o ha più senso ed è etico che ci sia più arte in alcune destinazioni d'uso, alcune tipologie di progetto architettonico? Io mi occupo per lo più di interni, e quindi... Interni di residenza. Residenza, quindi è chiaro che vedo l'arte in qualsiasi interno io vado a progettare, no? Quindi soprattutto l'arte, era interessante quello, l'argomento di Enrico, no? Soggettivo, oggettivo, deve provocare emozione non solo in noi architetti, ma soprattutto in chi poi va a vivere quello spazio lì, no? Quindi io penso che... Poi ci sono i due piani di percezione, cioè se uno ha una cultura di un certo tipo, percepisce l'arte in un certo modo, sì. Ma anche se sei, tra virgolette, ignorante, senti la musica e ti piace. Esatto. Quindi sì. Sono i vari gradi di poi, percezione. Appunto, no? Cioè, tu stai parlando di musica, no? Anche la musica è una forma d'arte, no? Quindi noi entriamo in un centro commerciale e sentiamo la musica, quindi quella è una forma d'arte che si diffonde, no? Secondo me noi architetti dobbiamo essere anche bravi ad ascoltare il luogo e ad ascoltare chi poi andrà a vivere quel luogo, no? Per interpretare e dare delle emozioni. Quindi io, c'è l'arte da parte del committente, da in parte questo del caso committente, qua. Sì, quindi io vivo i miei progetti così. Okay. Michela? Andiamo velocemente. Sì, velocemente. No, adesso no, appunto. Tu adesso parla, c'hai cioè, diritto. Parlo. No, io proprio sto sperimentando adesso di recente in due progetti, in realtà, di studi medici. Perciò tema medicale, il dolore, insomma, cose abbastanza pesanti. In realtà stanno diventando delle gallerie d'arte. Perché in un caso un po' più grande, in quello un po' più solo piccolo... Solo le sale d'aspetto, immagino. No, il corridoio. Il corridoio è una galleria d'arte, adesso, della fotografa Ernesta Gaviola, che metterà le sue opere. E poi si fotograferà all'interno, farà. E così anche in un altro studio, invece, con opere di altri artisti. Però la combinazione tra l'aspetto immaginativo e la sensualità, no? Poi che è l'aspetto anche dell'arte, che cioè la riscoperta di un senso che non è semplicemente la vista o il benessere, ma un qualcosa che tocca corde di altra natura, credo che anche questo sia appunto il link, no? Tra le due cose. Cioè portare altrove... rispondendo a delle esigenze che magari sono un po' più terra, materiche, diciamo, quelle della corporeità. I temi didattici, i temi... Posso inserirmi? Bellissimo quello che stai dicendo, perché poi il tema dei musei diffusi oggi, no? Quindi l'arte esce anche un po' fuori, no? E quindi siamo noi architetti che forse diffondiamo, no? Al di fuori del museo, ma anche nei borghi, per esempio, no? Quindi una forma d'arte in una piazza, in una campagna, in uno spazio che non è museo, ma che è uno spazio aperto, diventa un museo diffuso, no? Quindi questo è anche un tema che noi stiamo toccando. Pino. Secondo me, intorno a questo argomento ci sono due diverse interpretazioni. Io per esempio ho una casa del 1925 che non ho toccato, perché era di un architetto importante, quello che ha fatto peraltro il Piazza Augusto Imperatore, che è piena di quadri. Perché non l'ho toccata, e siccome io sono, come dicevo prima, non miei quadri di amici, quadri che mi sono comprato, quadri che... Per cui uno entra dentro e pensa che sia una galleria, non è più una casa. Altra cosa è, e questo è un approccio, quello per cui l'arte, come dire, arreda un edificio, arreda qualcos'altro, no?
però come il John Shaw Museum, no? Che non c'è un centimetro quadrato libero. L'edificio non è pensato per l'arte, o non è pensato come succede per i musei. Per esempio. Secondo me oggi un altro aspetto prevalente è che gli architetti, come dicevo un po' prima, sono fortemente influenzati dall'arte loro, per cui tu ti ritrovi architetture che sono degli, diciamo, degli elementi artistici loro in quanto tali, no? E questo mi fa tornare alla mente quello che io ho sempre amato poi nella storia dell'architettura, cioè se io penso a Boulle fa operazioni che erano architettoniche, forse non sapeva neanche come si potevano reggere quelle cose lì, no? Quando tu fai come dire, una sfera, come si regge, non lo sai, allora forse adesso riesci a farlo, allora no. Allora, quello lì che cos'è? Quella è arte che racconta l'architettura, che, come dire, che prende a pretesto l'immagine architettonica, ma di fatto sta facendo un'operazione artistica. Allora, questo rapporto, a me mi è capitato recentemente di essere invitato a una mostra che ha fatto Franco Purini, ha invitato un po' di gente in giro per l'Italia proprio su questo tema. La mostra di Purini. Qui, il tema, secondo quello che di questa mostra, il tema era, a mio avviso, sbagliato. Bisognava prendere un'opera d'arte e fare intorno a questa opera d'arte un'architettura, che no, secondo me non ha senso. Io ho preso un pezzo di Ledoux, che è la casa del guardiano di Ledoux, che è una sfera, e dentro ci ho messo la bicicletta di Duchamp. Perché c'è una sfera e c'è una ruota. Per cui, diciamo, ho fatto dialogare queste cose di due francesi, ma che sono... Ma quella è una citazione, però. Sì, è una citazione, ma sì, diciamo, non è impossibile, secondo me, progettare una cosa intorno a un'arte, perché secondo me l'arte o la metti dopo o addirittura precede anche l'architettura. Infatti il tema di oggi era proprio questo, cioè il fatto di far entrare l'arte dentro l'architettura. Se pensiamo a quello che vediamo in giro, insomma, gli architetti, quelli che hanno opportunità di fare, che ne so, opere di un certo significato, sono oggetti artistici, non sono più architetture. Sono manufatti artistici. Sono manufatti artistici, sì, che io dico bravissimi. Chiaro che poi lì entra la tecnologia, entra, diceva lui, anche la committenza, se te lo fanno fare, ma oggi... La committenza va educata, l'ha detto anche Alfonso, va educata la committenza. La committenza è fondamentale educarla, ma ci vuole, alcune volte ci riesci, altre volte no. Per cui, diciamo, questo rapporto è sempre, bisogna capire qual è il senso di questo rapporto. Grazie Pino. Filippo, le architetture suonano, tu arrivi in corsa, come si dice, entri in ripresa, ma segni, mi raccomando. No, nel senso che il tema non te l'ho spiegato, ne abbiamo parlato fino ad ora, il tema è quello, c'è stato a un certo punto un distacco dell'arte e dell'architettura per i motivi che conosciamo, non ripassiamoli, però forse ultimamente si sta ragionando non solo in termini di citazione, come diceva Pino, no? Ma anche in termini proprio di buttare l'arte dentro l'architettura usando, che ne so, un guarda, testo... Guarda, ho colto una frase, sì, di Pino, vai. Hai detto l'arte non può entrare nell'architettura, di fatto, hai detto, nel progetto... Diventa esso stesso manifesto. O parte prima. Allora, se... Vabbè, io quello che sicuramente mi sono trovato spesso a confrontarmi con i clienti e quando magari propongono un'arte dopo, no? Allora, l'arte aggiunta, non lo so, non la riesco... Cioè tu il quadro alle pareti non lo metti. Bravissimo, hai colto proprio nel segno. Io cerco di concepire qualcosa quando è possibile a monte, insieme, in fase di gestazione. Quindi sì, un'arte concepita già per quell'architettura. Questo è quello che ho cercato di fare alcune volte. E ci siamo riusciti anche con un bel successo. Senti, abbiamo parlato di cinema, di corti, abbiamo parlato di rappresentazione architettura, ci dovevano essere anche degli amici grandissimi disegnatori, oltre ai presenti ovviamente, però che usano proprio il disegno come rappresentazione di architettura. Tu sei un musicista, quindi le case suonano, dicevo scherzando, addirittura certo. Dai nomi musicali, no? Alle tue case, come no? Tue residenze. Una volta quando i siti avevano l'audio, no? Oggi non si usa più, le musicavamo proprio, avevamo dei tema, sì. I siti avevano, non ho capito, scusa, quando? Ti ricordi, nei primi anni 2000, esattamente, quando erano lavorati in flash si usava anche un audio. Oggi invece questa cosa è decaduta. E,
E... No, pensavo i siti architettonici. No, 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 scusa, il sito internet. E ti dico pure, ci fu un cliente napoletano... No, non è male, metti gli altoparlanti. Mi scelse per la musica che avevo dato a un progetto, quindi oltre forse per il progetto, per la musica che aveva ascoltato. Sì, come no, beh, lo sai, per me musica e architettura viaggiano in parallelo. Perché tu sei un batterista jazz. Non solo jazz. Usi molto le spazzole. Sì, non solo. Sì, anche perché a suo tempo ho studiato con un maestro che era soprannominato la spazzola d'oro, quindi... Cioè? Era un batterista... No, nome? Te lo ricordo. Roberto Zappulla. Sì, sì, batterista dell'orchestra della RAI di Roma. Ecco. E aveva un uso delle spazzole molto raffinato che probabilmente mi ha insegnato bene. Spazzola d'oro è espressione forte, Ma questo che hai detto è fatto, abbiamo scelto per la musica, è bellissimo. Anche sì, quello, sì, però sì. Ecco, vedi, quello è un discorso di identificazione e espressione, no? Quindi, nel senso che ognuno di noi ha sicuramente dei luoghi di espressione che vanno al di là della professione, oppure sono dentro la professione. Certo. Alfonso, il discorso dell'arte che può essere negli uffici, non solo nei musei, nelle case, come hai detto prima, nelle residenze, ma anche, mi ha colpito moltissimo, uno studio medico, o anche, vabbè, se uno poi pensa alle chiese, no? L'arte che deve essere didattica o didascalica o anche a volte di, come dire, di reprimenda, no? Nei confronti del fedele che sgarrava, eccetera. Però l'arte deve essere dappertutto o ci sono secondo te degli ambiti precisi di... No, io credo che non si, se posso... Deve. Non credo che la domanda deve essere posta così dal punto di vista, nel senso che... vabbè. Per me, per noi è sempre stato un tema di ridare importanza a qualcosa che negli ultimi decenni l'architettura ha voluto perdere volutamente nell'ultimo secolo, ovvero l'importanza che l'architettura sia un'occasione di narrazione, sia un'occasione di messa in scena del reale, sia un'occasione di descrizione, sia un'occasione di scrittura. Quindi ovviamente per secoli questo era una stratificazione di elementi che andavano dallo spazio al ruolo significativo dell'edificio e si nutriva da quella più semplice e povera dei manufatti che comunque costituivano in se stesso parte dei disegni delle facciate, degli interni, pensiamo al ruolo delle colonne, via dicendo, fino ovviamente alle opere d'arte. Quindi in realtà era un continuo. Non è un caso che noi, prossimamente, per ritornare al tema di prima, però passando sul manufatto edilizio, da alcuni anni, in alcuni progetti, ridiamo importanza alla colonna. L'intervento che abbiamo appena finito a Marsiglia sono queste colonne che hanno un'espressione variabile a fungo, dove mettiamo in scena proprio la colonna volutamente, perché la colonna si è estremamente banalizzata, anche quando hai delle bellissime doppie altezze, di tutto un tema espressivo straordinario. Partono gli ordini architettonici. Ma sì, sì, cioè vuol dire che lo è stato e che oggi dentro una spezialità può ritornare ad avere un senso ancora di più oggi per come lo puoi fare con la tecnologia, ma volutamente era per dare importanza a un contrappunto spaziale significativo che non può essere esclusivamente banalizzato sempre e ovunque. Tant'è vero che poi sempre questo intervento abbiamo invitato un artista italiano a fare tutto un intervento, diciamo, di pittura enorme fatto intorno, che parte da una colonna che noi abbiamo detto che è blu e via dicendo. Quindi la cosa interessante è che l'arte insieme all'architettura può diventare occasione di narrazione che ti porta in altri mondi. Per noi, tu sai che parliamo ultimamente di realismo immaginario, cioè per noi l'architettura prima dello spazio, prima dell'estetica, prima della bellezza, l'incontro tra l'immaginario e il reale. E che cos'è questo se non è, chiamiamola arte in tutte le sue descrizioni. Poi ovviamente l'architettura, come diceva Gheri, quando rispetto a... in occasione a Bilbao rispetto a 17, beh, però noi ci dobbiamo mettere anche i bagni, lui si occupa solo dell'arte, quindi c'è un tema di concretezza reale che rende, come dire, pragmatico e forte questo mestiere, ma lì la cosa importante, no? La cosa importante è immaginare che in questo processo su cui ci siamo asciugati, sono io, scusa, e ti rispondo con questo aneddoto, le farfalle di Romainville a Parigi, il committente mi ha portato a pranzo, committente per il direttore generale di Nexity, numero uno dell'immobiliare residenziale di qualità in Francia, invece Alfonso. Il progetto, siamo molto contenti. E comincia a dire, io in casa non ho niente di decorativo, non ho niente oggetto d'arte, io sono asciutta. Quindi, mi piace tutto, per cortesia, non le farfalle. Non mettiamo le farfalle. Allora io dico, ok, mi dai il tempo del pranzo e ti spiego che quella cosa lì non è
decorazione, non è tema di arte, ma è il fatto che quell'ultimo isolato di un intervento sociale particolare è vicino a un parco dove all'interno c'è un cimitero straordinario, di cui tutti si sono dimenticati. Noi facciamo l'edificio gradonato che nasce dal paesaggio, che si affaccia in questo contesto, che cerca di parlare di un'intimità, che non è che possiamo metterci la freccia, là c'è il cimitero, attenzione, c'è una poetica, questo luogo è stato trasformato, ma introduciamo un elemento narrativo come la farfalla, che sappiamo il significato della farfalla, che pone la domanda, che tu la puoi leggere come elemento artistico, però tutti sono posti la domanda: perché la farfalla? In più la farfalla fatta in ceramica, strappata dalla facciata, posizionata tra altri pezzi di ceramica intorno. Quindi è un tema di narrazione. Finito il pranzo, ha detto ok, puoi mettere le farfalle. Guarda che questo mi colpisce, perché ti assicuro che parlo di una donna tostissima, decisissima, e il fatto che abbia capito che era un tema di un'esigenza di narrazione, di coniugare in maniera chiara una dimensione collettiva di uno spazio che noi dimentichiamo, a cui non volgiamo sguardo, e dove io denunciavo il fatto che l'architettura non ce la faceva da sola, perché non me ne frega niente dover andare a raccontare che ho dovuto gradonare, spaccare l'edificio, che palle, non è quello che ti ho, ma che la farfalla posizionata lì poneva anche la domanda: ma perché la farfalla? Ma che apriva un dibattito, una discussione. Allora in questo senso c'è bisogno di ritornare a questa logica, a questa importanza, e che si nutre vicinevolmente. È un tema di narrazione che ovviamente apre a tutte le espressioni d'arte, certo, come diceva, a tutte le possibilità di raccontarlo, fino al tema della fotografia, ancora più se fatto da uno straordinario artista come Ernest, che va oltre il tema della fotografia, che quindi apre mondi di immaginari diversi, e che quindi ovviamente immagini che in quella promenade entri per un momento in uno spazio di sospensione dove ti porta nell'altrove come tipo di immagine. È questa la forza. Se unisci lo spazio e con l'espressione più libera di questa cosa qua, unisci la dimensione reale, quotidiana, con l'immaginario che ognuno di noi ha, e noi possiamo comunicare tra di noi, personalmente, non attraverso il reale, ma attraverso l'immaginario. Grazie Alfonso. Nicola, mi sembra di capire che siamo partiti un po' così, resti sul fatto arte e architettura, sì, è già stato tutto detto, tutto scritto, mi sembra di capire che invece escano molte suggestioni qui oggi, grazie ai relatori presenti, grazie a questo ping pong, no? Questa domanda era un po' così, come dire, quasi strumentale: dove usare l'arte, in quale tipologia? Alfonso giustamente ha risposto, è posta in un certo modo la domanda, ma serve per andare a dialogare. La domanda, la risposta, domanda tautologica, la risposta è dappertutto l'arte, no? Me l'ha spiegato bene. Cosa vuoi aggiungere? Io penso che è dappertutto, ha ragione assolutamente, ma soprattutto noi siamo una stratificazione, perché noi proveniamo da studi che contengono anche un percorso di arte, cioè quando noi studiamo all'università chi è più bravo, chi è meno bravo, però in realtà studiamo l'arte, come architetti ci nutriamo d'arte, o dovremmo farlo. Sommate, cioè, le arti, diciamo. O dovremmo farlo. Quindi in realtà siamo una sommatoria di stratificazioni di questa tipologia. E molte volte inconsapevolmente accade appunto questo, che nel progetto in realtà vengono fuori dei segni inconsapevoli in quel momento, perché ad esempio quando io progetto non penso mai, ecco adesso progetto guardando questo artista o quell'altro artista, non penso assolutamente, questo accade a me personalmente, a nulla se non al mio committente e alle sue esigenze. Ma poi dopo molto tempo mi accade addirittura, guarda, ho fatto il pavimento giallo, ma questa cosa mi ricorda Albers, questo a posteriori. No, questo a posteriori sì, certo, mi accade, sì, no? Perché mi ricorda Albers, perché semmai 10 anni prima ero stato colpito, avevo fatto uno studio, diciamo, molto analitico di quell'autore, quindi ritorna quell'autore, riletto ovviamente. In nuova maniera, quindi siamo noi una stratificazione. Gio Ponti, ecco, quella casa che nasceva da teoremi di Gio Ponti, perché in un certo periodo della mia vita mi ero innamorato, quando ero molto giovane, appunto, di amate l'architettura di Gio Ponti. Pensavo all'inoleum giallo del Pirellone. quindi, ecco, siamo una stratificazione di concetti e soprattutto di emozioni, perché arte o architettura hanno questo compito, cioè donarci emozioni. E ecco, l'arte, secondo me, più che per la vista, è qualcosa che appunto è per l'animo. Quindi, grazie. Serve grazie. Questo.
Enrico, termini, anche dicevi prima serietà, ma lui ha detto giustamente anche un'immagine quasi inconsapevole, no? Subliminale. Alfonso, nella sua traccia, nel suo racconto del pranzo, ha fatto capire che va anche raccontata, non solo l'architettura, ma anche l'arte legata all'architettura, il progetto in generale, no? Perché poi il progetto forse è la parola che lega arte e architettura molto bene. Allora, se dovessimo continuare a giocare sui termini, no? Proprio queste parole che abbiamo appena detto, quanto di inconsapevole c'è anche dal vostro punto di vista rispetto a questi temi, se c'è? È collegato con quello che dicevo prima e che adesso in parte lui citava, no? Cioè, il gesto spesso è inconscio, ma in realtà si rifà a qualcosa che poi lui aveva dentro di sé e l'ha riletto successivamente. E quindi mi ricollego a quello che ho detto prima. Cioè, tutto quello che noi viviamo e che ci dà emozione, ci segna, dobbiamo comunicarlo. Ognuno di noi ha, soprattutto noi che facciamo questo lavoro, la possibilità e il dono di poter regalare qualcosa agli altri per vivere bene, per essere parte di un tutto. Tutto questo, secondo me, e non voglio fare tante semplici ma belle parole, è un compito che noi dobbiamo gestire con molta attenzione. Una missione. È una missione, ma insomma, sono ormai relativamente giovane, però siamo cresciuti con l'idea dell'architetto con la maiuscola. Quello che pensa alle persone, cioè prima che i luoghi. I luoghi li contengono. Comuni. Esatto, soltanto che c'è la differenza tra spazio e luogo. Quindi noi dobbiamo essere le persone che trasformano gli spazi in luoghi dell'abitare, del vivere, del giocare, dell'apprezzare l'arte. Tutto questo però trasforma l'uomo, secondo me, in una persona diversa, perché tutto quello che ci rimane, e io penso spesso a questa cosa prima di andare a dormire, l'ultima immagine che vedo, l'ultimo colore che vedo, mi influenza. Mi emoziona nel bene e nel male. Quindi in larga scala possiamo solo immaginare quanto, certo, questa cosa sia forte e pericolosa. E al tempo stesso per noi è una responsabilità il gesto che facciamo e quindi il segno. Perché lasciamo il segno sulle persone. Certo. Prego. Vedete che quando l'ho invitato a tempo d'acqua alla Biennale, lui invece che un progetto ha risposto con un'opera d'arte, hanno fatto un video di estrema sintesi, un video girato con un artista ovviamente che legava, quindi l'immagine, il racconto, in stare in meno di 90 secondi, quei temi lì, ed è stato straordinario come reazione, perché credo che sia stata la prova del fatto che loro abbiano deciso che per stare in così poco tempo e esprimere qualcosa così difficile bisognava, non dico utilizzare l'arte, non so, sì, sì, bella, utilizzare, sì, sì, una estremo, modalità, certo, che fosse progetto, che contenesse soprattutto le cose che ha detto. E quindi è quello che almeno in quell'esperienza di tanti che avevo invitato mi aveva colpito, quanto questa capacità di cui stiamo discutendo, in realtà quando sei obbligato a essere estremamente sintetico e a comunicare un messaggio, non puoi che non passare da ognuno con la sua modalità da queste cose che stiamo dicendo, certo, ancor più di tutte le parole che si possono spiegare. No, no, grazie Alfonso, certo, grazie. Oh, allora grazie. L'arte è formato in qualche modo, format nel senso. Giulia, non so cosa chiederti, però penso che vedo che annuivi, quindi... Ho delle idee interessanti, cioè no, ascoltando tutte queste idee sono interessantissimi. Ho ricordato la cosa che hai detto nel round precedente sulla muscolosità, quindi la domanda potrebbe essere posta in modo un po'... Non, la tua domanda è perfetta, ma vorrei invitarci... Non vorrei rovinare con una risposta non adatta alla sua bellissima domanda. Allora, io ho pensato... Allora, abbiamo risposto tutti quanti, penso, a questa domanda con la stessa risposta. L'arte deve esserci dappertutto. Ok, quindi la seconda fase di questa, la seconda diciamo definizione di questa domanda potrebbe essere, allora, in che modo presentare questa arte? Parlando della muscolosità, no? Allora,
il pensiero che noi trasmettiamo attraverso l'architettura è spesso molto determinante, cioè lui si addormenta con delle sensazioni. Noi quando sperimentiamo qualunque spazio, questo spazio ci forma. Quindi adesso come questa arte viene integrata è importante, cioè gli spazi tra virgolette flessibili o non voglio chiamarli democratici, ma vorrei chiamarli, come dire, accomodanti a opinioni, diventano importanti. Cioè, proprio la veste dell'arte, cioè il pensiero artistico, il pensiero creativo, il pensiero sensibile al lato psicologico dell'essere umano diventa molto importante. E ultimamente vediamo degli spazi, siamo passati da, scusate, nomino Covid, delle interni delle case estremamente umili, cioè ci hanno resi, questi vedute ci hanno resi molto umili, a vedute di palazzo di Cremlino, voglio dire, cioè nel senso c'è un'enorme disparità e c'è un'enorme importanza nel modo in cui l'arte o il pensiero, le farfalle che siano o insomma i simboli che uno utilizza o le forme come la casa di Mies van der Rohe. Allora, diciamo, è importante che siano il padiglione. In realtà l'arte e poi il design a volte intervengono anche su temi molto importanti come quello della guerra, come quello della pandemia, eccetera, anche come provocazione per farsi rendere conto, no, di quello che sta succedendo. Io vorrei chiudere questa bella chiacchierata, tavola rotonda, veramente con un ultimo giro, ma velocissimo. Vi prego di essere nei minuto e mezzo al massimo, come diceva, 90 secondi, però vorrei chiedere questo. Innanzitutto mi ha colpito, tra tutto quello che abbiamo detto, anche una frase di Pino che dice: forse c'è troppa libertà nell'architettura di oggi, se ho capito bene. Non so se ti riferissi ai codici, alle forme, alla correttezza rispetto a chi fa il progetto, soprattutto se l'architettura deve essere un manufatto artistico o meno. Credo che sia in questo senso. Però questa libertà, ecco, io farei una brevissima digressione su questo discorso, sulla libertà del progetto, dell'espressione. Quindi ci sono due possibilità nella vostra risposta ultima: o riprendete quello che ha detto un altro in questa tavola rotonda, come è già stato fatto, oppure rispondete a questa, tra virgolette, domanda o provocazione sulla liceità, la libertà del progetto che a volte scade nella, come dire, nel non lecito, ecco. Si è capito cosa da? Io no. Noi stiamo aspettando la sua risposta per capirlo. Libertà nell'architettura di oggi, a volte, come diceva Pino, forse sarebbe meglio ce ne fosse un po' meno. L'arte ha dei canoni, innanzitutto. La libertà non è stare sopra un albero, ma è partecipazione. La libertà è bellissima, ma anche pericolosa, no? Perché poi forse si va oltre quello che sono i confini, no? E i limiti. Perché uno pensa arte e libertà assoluta, in realtà No, perché poi quello che dicevi tu, no? Io riprendo una frase di Filippo, no? Io non ho pensato all'arte, no? Io ho pensato all'architettura e poi da quello nasce l'arte, no? Quindi forse il nostro limite deve essere quello, cioè non mettere lì un quadro a caso, no? O un'opera casuale, ma integrarla col nostro pensiero, col nostro progetto, no? Quindi la nostra libertà, secondo me, deve avere dei limiti, deve avere dei canoni, no? Quindi che in qualche modo ci rappresenta e che comunque conquisti anche la committenza, no? La frase di Alfonso sulla farfalla è eccezionale, bellissima, no? Io ho capito dopo che fosse una donna il suo interlocutore, l'ha lasciato lì apposta. La storia della farfalla ce la ricorderemo tutti, perché farla innamorare, cioè porre dei limiti, no? Cioè, ti pone un limite, la farfalla no, poi tu fai un pranzo e poi ti dice la farfalla sì. Beh, metafora della vita breve. Anche, quindi, bene, viva l'arte. Michela. No, io sono molto colpita e molto contenta di questa chiacchierata, perché la cosa che mi è risultata evidente è il fatto che siamo in un passaggio, proprio una fase di passaggio tutti, collettiva a quanto pare, perché da quanto, diciamo, l'artista ha bisogno della libertà, perciò quello, l'architetto ha una responsabilità, che è una responsabilità enorme, che è difficile
da affrontare, perché vuol dire guardarsi in faccia, perché appunto il nostro tema è l'uomo sostanzialmente, no? E anche il tema dell'artista è alla fine l'uomo, probabilmente, su canali diversi. E perciò il fatto che noi siamo qua a ragionare su temi che vadano a portare l'architettura a toccare dei canali che sono diversi, che non sono la risposta a dei bisogni, non è un aspetto più solamente funzionale o tecnico, ma abbiamo bisogno della meraviglia, che è la meraviglia quella che ci suscita, insomma, l'arte, no? Cioè del capire che noi siamo un qualcosa che non siamo consapevoli di essere, molto probabilmente. Credo che sia il grande tema che noi dobbiamo affrontare da adesso in poi, insomma. Grazie. Bello. Sintetica. Benissimo. Pino. Ma io da questo incontro mi sto convincendo di una cosa, che quale può essere il futuro anche di questo tipo di rapporto tra architettura e arte. E non so perché mi è venuta in mente un'opera che secondo me in cui coesistono tutte queste cose e anche qualcosa di più, perché è un'opera fatta a più mani, tutti quanti voi conoscete benissimo, che è la Villa Malaparte. La Villa Malaparte, che per molti anni ha detto è la villa progettata da Libera. Libera ci ha messo del suo, ma quella lì sono un gruppo di persone, di intellettuali, di artisti, perché poi erano tutti artisti, a cominciare da Alberto Savinio, Curzio Malaparte, ad Alberto Libera. Iniziata con una tavola rotonda, diciamo. Ma diciamo è un progetto che probabilmente è venuto fuori proprio da discorsi come questi, cioè che cosa deve essere un edificio qui, che oggi per dire è il più grande abuso del mondo, un edificio che andrebbe distrutto subito secondo le leggi attuali, no? Questa è l'assurdità poi della burocrazia, della normativa, dell'urbanistica, lo dice uno che ha fatto pure in piano regolatore e quasi ho rischiato la galera solo perché uno pensa così. Ecco, diciamo, un edificio come quello ti fa tornare alla mente che poi, insomma, quelli che noi guardiamo come grandi maestri del Rinascimento erano tutti un po' artisti, un po' scultori, un po' pittori, un po' scultori, un po' architetti, e riuscivano a coniugare qualcuno anche delinquente. Anche delinquente, però riuscivano a coniugare. E hai visto mai che per fare oramai qualunque opera che abbia una riconoscibilità, che abbia anche un valore simbolico, come dire, che va al di là solo dell'aspetto funzionale, perché questo è il problema vero? Forse tutti i nostri studi diventano, come dire, ci saranno artisti, ci saranno comunicatori, ci saranno intellettuali, scrittori insomma, sì. Poi anche gli ingegneri servono, perché quelli fanno i tubi, per esempio, gli idraulici, io non li capisco. Posso fare proprio una battuta? Alla fine cesserà la funzione dell'architetto. L'architetto, cioè sarà l'architetto. L'architetto è quello che poi, a mio avviso, riesce a, come dire, a sintetizzare tutto e a trasformarlo in qualcosa di concreto. Certo. Filippo, grazie. Torno al discorso sulla libertà e quindi ricalco il discorso musicale. Come nel free jazz, la libertà è sempre relativa, c'è sempre una regola sotto. 8 battute, per esempio. Alla fine sempre lì torno. E quindi. Io non credo che nell'arte, nell'architettura abbia bisogno di libertà, ma magari io sono più per i vincoli e non le regole. Non ha bisogno di regole, perché le regole sono quelle, come dire, che ingabbiano il pensiero, ma ha bisogno di vincoli, e comunque anche l'artista ha dei vincoli, i vincoli di condizionamento al contorno, al contesto. E ritengo, chiudo, che secondo me, come un po' viene fuori da questa chiacchierata, è sempre interessante il fatto che, e quello lo può fare solo l'architettura, diventare, come dire, il, se vogliamo stare sulla musica, il pentagramma dove possano lavorare intorno a un progetto diverse arti rispetto all'artista, come dire, e questa è una delle grandi forze, perché noi fra un po' inauguriamo una mostra che praticamente inizia da un'opera di Pino Pascali, quasi, del 1966, ovvero data la mia nascita, che è tutto un lavoro geometrico sulla balena, che è un tema di ricerca nostro e anche di immaginario, e da quell'opera lì in questa mostra, in realtà è una mostra sul nostro studio, in realtà è una mostra in cui si sovrapporranno
i lavori con chi noi vogliamo lavorare. Recentemente con Marco Inzolini, che è qua, vuol dire lavoriamo con 3-4 fotografi che hanno sguardi differenti da diversi anni, è un modo per esplorare. E ogni progetto per me è un progetto almeno di 5, 6, 7 persone di cui personalmente noi abbiamo bisogno, nel senso che è la possibilità o l'esigenza, almeno dal nostro punto di vista, che un progetto, e questo lo può fare solo l'architettura, l'urbanistica, abbia bisogno di molteplici sguardi. Rispetto a poi la capacità, quello in sì, l'arte ha quella libertà di una sua sintesi o una sua propria espressione personale. Credo che questo ruolo l'architettura deve riprenderlo, perché ha questa grande responsabilità e anche questa grande possibilità di essere estremamente generosa, ecco, che è l'altro termine col quale mi piace chiudere. Grazie Alfonso, andiamo in chiusura. Ecco, sulla libertà nell'arte o nell'architettura, l'artista è libero nel momento in cui è artista per se stesso, cioè nel senso realizza un'opera senza una committenza, ma nel momento in cui, mi collego a quello che diceva Alfonso, realizzi certo un'opera con una committenza e con un luogo ti devi collegare comunque, quindi il vincolo c'è. Per quanto riguarda l'architettura, ecco, sappiamo che oltre a essere un'arte, la raccolta un po' di tutte le arti, è anche, voglio dire, soprattutto scienza. È stata riconosciuta scienza molto tardi, però è anche soprattutto scienza, quindi la costruzione ha delle regole ben precise. Immaginiamo quando progettiamo qualcosa di vincolato, che cosa succede? A volte cambiano anche le nostre idee, i nostri progetti, perché dobbiamo correlarci e soprattutto accontentare chi c'è dall'altra parte, cioè le sovrintendenze e quant'altro. Quindi in realtà non siamo così liberi, meno sicuramente dell'artista, cioè, e l'artista lo è nel momento in cui progetta in maniera libera per se stesso. Dando flusso alle sue pulsioni, certo, diciamo. Certo. Meglio così, pensa Michelangelo senza il Papa. Appunto. Altra storia, eh? Altra storia. Enrico, in chiusura. Torno a quello che ho detto. No, io ascoltando tutto quello che dicevano i miei colleghi, tutti, cioè io non sopporto la parola limite, ma soprattutto il concetto del limite, e non apprezzo troppo la libertà in senso assoluto, perché a me le regole piacciono. Però il limite per me è la fine di qualcosa. E quindi nella nostra soprattutto figura, sia professionale che umana, io voglio vedere quelli che chiamiamo normalmente limiti o regole, delle possibilità. E quindi allora apriamo uno sguardo all'andare avanti, all'andare oltre. Adesso mentre parlava, mi è venuto in mente il discorso degli ingegneri, no? Noi spesso pensiamo che l'ingegneria e le regole degli ingegneri ci limitino, invece no, perché ragioniamo su ancora il cemento col ferro, con i calcoli dei FI, ok? La nostra figura di architetto va oltre, perché altrimenti siamo limitati, e non, anche se abbiamo piena libertà. Giulia, aspetta. Infatti, sì. No, volevo aggiungere il limite, sì, è la fine di qualcosa, ma il punto va, cioè, alla che fine va per me il limite è l'inizio di qualcosa, cioè lì dove c'è il limite c'è una soglia, e lì dove c'è la soglia ci affacciamo fuori. Al di là del limite. E quindi al di là del limite inizia qualcosa, anzi più limiti ci sono, più vincoli ci sono, più è stimolante un progetto che vada a risolvere questi limiti e questi blocchi, ecco. Difficile, complesso, ancora di più di quello che ci piacerebbe, però soddisfacente nel momento in cui riesce a superare il limite. Ci stiamo arrotolando sulla professione dell'architetto. Sì, prego, no, ne ha facoltà. Gli ingegneri devono solo rispondere alle domande, gli architetti devono fare le domande, che non vuol dire che siano in grado di fare e dare risposte. Questa è la questione. Gli ingegneri sono abituati, non riescono a fare la domanda. Giulia, a te, aspetta a te chiudere, poi siamo all'aperitivo. Bene, bene. Facciamo chiudere Giulia, scusate, prego. Sì, grande responsabilità, bellissima tavola rotonda.
E vorrei chiudere con un pensiero proprio. Poi questo lato è molto. Mi piace come arriva. Beh, da me. Li ho disposti non a caso. Sì, no, vorrei. No, è una sfumatura di. Credo che. No, c'è una. C'è una ma scusate, senza microfono. Sì, praticamente c'è una sfumatura della, diciamo, della sensibilità artistica per poi arrivare a una praticità e poi una specie di, non so, una umanità onda, molto... Un'onda. È un'onda, bellissima onda. E vorrei concluderla con una riflessione di Bruno Munari, di Da cosa nasce cosa. L'uovo, ah no, pensavo a Pasqua che dicessi Bruno Munari, l'uovo ha una forma perfetta, sto scherzando. Però benché anche sia fatto con... quello, e lui ha notato che per creare qualunque cosa bisognerebbe avere una disciplina. Quindi io direi che noi concludiamo che l'arte... deve essere le discipline al massimo artisti. Però è sempre ritorna nella diciamo in una disciplina di una non so di un rituale, quindi auguriamoci questi rituali più belli possibili. Grazie, adesso riascoltiamo tutte le parole chiave che sono uscite questa sera e faremo un abstract incredibile. Grazie per essere stati protagonisti di questa prima serata dei dialoghi di Canova Gallery.